Martina Trista, allora iniziamo con un risultato che sta ripetendo, un 2-0, un 2-2, un'occasione alla fine in mezzo, oserei dire, non sputtare, però lei che dice? Oggi dai, vorrei essere un po' più sereno delle altre volte. Devo notare quelli con serenità, il risultato, dove chiaramente c'è rabbia, come detto lei, 2-0, poi riesci a rimontare, praticamente siamo fatti un gol da soli, mi sembra, sì, no, due rigore, quindi due episodi ulteriormente, così come si sono visti in altre partite, però oggi vorrei fare anche un applauso ai ragazzi, perché intanto incontriamo una squadra che sta lottando per i playoff. Quindi dobbiamo avere sempre anche la dimensione, e l'ho detto anche altre volte, di cos'è questo campionato. Per il resto qualche problema lo avevamo, anche a livello di organico, a livello fisico di qualcuno. C'è stato l'attimo che potevamo sfruttare gli spazi e Merlunghi e ha preso una botta, veramente doveva uscire. Quindi era un po' di emergenza sotto l'aspetto anche dei ricambi, però peccato, perché un 2-0 va portato in porto, evidentemente qualche difetto sotto questo aspetto di gestione ce l'abbiamo, però ripeto, oggi voglio essere più sereno, guardare il risultato e prenderlo dal verso giusto, nel senso che dare, così, fermare questa cosa in casa era importante oggi, quindi la squadra sotto l'aspetto della voglia del creare si è riconfermata. Peccato che abbiamo questi momenti di blackout che ci stanno costando dei punti. Pronto? Le condizioni del giocatore che si è fatto male? Sì, la vecchia. La vecchia, c'era un cimanzo tra l'altro. Sinceramente non lo so. Questo no, è rottura della tibia. Rottura della tibia. Cazzo. 15 Sinceramente non sono dispiaciuto, anche perché stavo anche con il campo, tra virgolette avevamo anche un assetto spregiudicato, nel senso che avevamo due giocatori che sapevamo non potevano reggere 90 minuti, quindi era già un po' preventivato. Peccato no, si è fatto male, peccato, perché evidentemente con così la penuria che abbiamo in questo momento di attaccanti, di Fortunio Capone, di Crisci e così via dicendo, la vecchia ci poteva dimostrare oggi di essere molto utile. Mister, si aspettava almeno nel primo tempo una vessa così dimessa? Merito del Fondi, da quello che ha visto lei, o demerito della squadra allenata da Ferrazzoli, che è parsa non giocare proprio almeno nei 45 minuti? Ma io vedo un campionato che vive sul filo dell'equilibrio, dove l'aspetto emotivo, emozionale è molto importante, e chi sa gestire le situazioni con un pizzico di cattiveria in più, di mestiere e di esperienza, porta a casa i risultati. La differenza d'altra parte, quei 6-7 punti che stanno così in classifica tra le squadre, diciamo, che lottano per i playoff, e le altre è relativa, parliamo di un paio di partite che si gestiscono in un certo modo, però evidentemente le piccole cose in questo girone portano a fare quel punto in più, quel punto in più che ti fanno trovare o un po' più in alto o un po' più basso. Mister, una domanda sui due pareggi, proprio domenica scorsa contro l'Avellino e questo di questa domenica. È un segnale di continuità comunque che sta dando il Fondi, perché ha giocato con due squadre impegnate alla ricerca di un obiettivo e, diciamo, è riuscito a fermarli giocando anche delle buone prestazioni, e dunque sta crescendo anche in questo senso. No, questa è una domanda intelligente che si ricuccia un po' quello che ho detto all'inizio, perché noi dobbiamo sempre avere la nostra realtà, sapere che in un'altra situazione stavamo magari in una situazione dove dovevamo lottare per un altro discorso, sempre nel giro di pochi punti, e la differenza, ripeto, tra lo stare a livello dell'avversa, a livello così di un ipotetico play-out è relativa, per cui ecco, devo essere sereno e prendere il risultato positivamente, perché è una continuità contro due squadre che stanno giocandosi il campionato per andare in C1, quindi evidentemente qualche valore lo hanno. Noi, d'altro canto, mi ripeto,
qualche problemino in settimana ce l'avevamo a livello di organico. Prendiamo atto che è debuttato il Fondiano, anche che per pochi minuti, quindi ecco, la nostra politica in questo momento è darci sempre motivazioni domenicali, chiaramente che possono sulla carta essere differenti da squadre che stanno lottando per i playoff, però oggi si è dimostrato che anche la nostra squadra non ha mollato, c'è solo stato un calo mentale, come purtroppo ci è costato in diverse situazioni che ci sono costati quei punti che potevano farci stare là. Stiamo restando che sì, ripeto, ma, scusi, mentale sì, sono d'accordo, però la squadra si è un po' scacciata e soprattutto forse siete stati sorpresi da Letizia che ha spinto molto sulla fascia d'alto destra dando quelle sovrapposizioni, sì, sono, che non c'erano state, c'è stato quello un motivo tattico, no? Per la crescita della Letizia mi ha sorpreso un po' sulla fascia sinistra del fondo e destra della... Noi no, ripeto, c'era un momento della partita che chiaramente giocando praticamente con tre attaccanti, noi oggi abbiamo giocato con tre attaccanti, di cui due, Longhi rientrava dopo un lungo periodo, chiaramente sapevamo che non poteva avere 90 minuti, stesso la vecchia diverso tempo che non giocavano tante minuti, quindi sapevamo che a un certo punto uno dei due doveva avere un cambio, l'ha avuto Merlonghi che aveva subito anche un infortunio in quel momento. È chiaro che finché hanno detto loro che riuscivamo a scivolare sui loro terzini, quando è il momento che hanno finito un po' di birra, o volutamente o no, avevano fatto un cambio dove a ribaccare doveva allargarsi un po' più a prendere questo Letizia, e anche fino a che lo stesso D'Urso che è andato a fare il quarto in quel momento per tamponare questo Letizia. C'è stato un po' tutto l'insieme della persa, che ha un potenziale offensivo notevole, fermo restando che loro hanno rischiato molto alla fine in due o tre circostanze. Se ti gira bene vince la partita. Paradossalmente Aleruzzo ha colpito troppo bene la palla, lì doveva, tra virgolette, fare un tiro alla Gattuso come hanno fatto con la Gisella Gattuso, probabilmente faceva. Lei in settimana ha detto che questa sarebbe stata un'altra partita rispetto all'andata, è stata così? L'andata non l'ho vista, chiaramente all'andata le motivazioni sono diverse dal ritorno, perché in questo momento tenere motivazione una squadra come la nostra, dove gli obiettivi, allora, diciamo, di permanenza sono scemati discorso che Lanzaro. E d'altro canto giochi con le squadre che lottano per playoff. Penso che a livello di motivazioni siamo stati alla pari. Noi, ripeto, il nostro difetto, se chiamiamo difetto, che poi è un difetto che ci sta costando i punti, è che in certi momenti bisogna essere, diciamo, meno preoccupati, perché quando vediamo un piccolo segnale negativo, un attimo la squadra si abbatte. I due pareggi in linea verso Normanna, quale squadra ha impressionato di più? No, due buone squadre, chiaramente Bellino, Blasone può contare, perché alla fine, perché Blasone può portare anche qualcosa così a livello ambientale, a uno stato importante, però sicuramente due squadre che si giocheranno, possono giocarsi per l'altro. Mister, l'ultima domanda, domenica trasferta sul campo del Latina, le condizioni sono da come della rosa sembrano un po' ristrette all'osso, visto tra gli infortuni e qualche squalifica che dovrebbe arrivare, però dovreste recuperare Cambuzza che ha scontato i due turni di squalifica. Se c'è qualche altro recupero in vista? Quando ci sono così, diciamo, la rosa ristrettissima, l'allenatore dorme più tranquillo, perché sa che deve andare in campo 11 persone. Questa settimana veramente tra venerdì e sabato sono stati due notti un po' in bianco, perché c'erano delle scelte importanti da fare, vedi l'esclusione iniziale del capitano di Schiavon, vedi il ballottaggio D'Urso Bombara, quindi fa parte del mestiere nostro, probabilmente domenica se avremo ancora qualche problema in più dormiremo tranquilli tutta la settimana, e la domenica andrà in campo comunque una squadra che cercherà di onorare il massimo impegno. Ok.